gentili telespettatori, benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione, benvenuti a TG Prima. Oggi 20 dicembre scadono le ordinanze del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che tengono in zona arancione la Toscana, la Campania, la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. Di queste nessuna verrà rinnovata e le tre regioni e la provincia autonoma passano all'area gialla. In Campania però il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato che manterrà le misure previste per le aree arancioni. La Campania non cambia colore, rimane come adesso, arancione, fino al 24 poi si adottano le misure anti-Covid nazionali, ha detto De Luca. L'unità di crisi della regione conferma per la regione Campania le limitazioni già in vigore con la zona arancione. Nell'ordinanza per le attività di ristorazione sono previsti ristori stabiliti a livello nazionale, con efficacia dal 20 dicembre e fino al 23 dicembre 2020. Sono state confermate tutte le misure vigenti fino a ieri, per effetto di disposizioni statali nonché regionali. È fatto divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione dalle ore 11 del mattino di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche per tutto l'arco della giornata. Divieto di consumi di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi le ville e i parchi comunali. Per tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all'ingresso dei propri locali e di inibire l'accesso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 gradi. Raccomandazione ai comuni ed ad altre autorità di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle cosiddette zone della movida e, laddove sia necessario, prendere provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I ristoratori di Napoli rischiano davvero il fallimento. Una grande rappresentanza è scesa in strada a protestare dopo l'ordinanza del presidente De Luca, che ha lasciato invariata la situazione delle restrizioni in Campania. Alcune decine di commercianti si sono riversati sul lungomare ed hanno bloccato il traffico. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e la polizia. Con l'ordinanza di De Luca che lascia la Campania in zona arancione, soltanto anche i tre giorni di apertura per i ristoranti e bar che speravano di ottenere un minimo di ossigeno per le loro attività avevano già ordinato merci e richiamato il personale. Si è creato un caos totale, dichiara Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania. I ristoratori appena stamane avevano saputo dal governo che la Campania sarebbe tornata ad essere zona gialla, con possibilità dunque di riapertura a pranzo, e invece oggi pomeriggio la regione si sveglia e ci fa ritornare arancioni. È una tempistica inaccettabile che non tiene assolutamente conto delle esigenze e delle modalità commerciali dei ristoratori, dei proprietari del bar e di tutti coloro che lavorano nel food. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è dello stesso avviso e revocherà l'ordinanza con cui si indicavano alcune strade e piazze che le forze dell'ordine avrebbero potuto chiudere in caso di assembramenti in vista della zona gialla mai approvata. Era stata emessa in vista del rientro della Campania da domani in zona gialla, dichiara il primo cittadino partenopeo. Abbiamo lavorato tutta la mattina al provvedimento per aiutare la ripresa economica ed evitare il rischio di assembramenti, poi arrivata l'ordinanza del presidente De Luca che ci mantiene in zona arancione. Tutto ciò denota una mancanza di rispetto nei confronti di sindaci, prefetti e forze dell'ordine, cui poi viene chiesto di controllare il territorio. E adesso il Covid, sono 16.308 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in tutta Italia, secondo quanto riporta il consueto bollettino diramato dall'unità di crisi della Protezione Civile Nazionale, su ben 176.185 tamponi analizzati, e scende quindi al 9,2% il tasso di positività. Sono invece 553 i decessi registrati. Calano di 35 unità i ricoveri in terapia intensiva, che sono 2.784 totali, e si registrano 405 ricoverati in meno rispetto a ieri, quindi attualmente sono 25.364. Intanto si registra grande folla nelle regioni in zona gialla come la Lombardia, con Milano presa d'assalto con lo shopping natalizio.
In Corso Buenos Aires, tradizionale via delle compere, si cammina a passo d'uomo sui marciapiedi, mentre il traffico appare congestionato come in un weekend prima dell'era Covid. E ancora coronavirus, nuovo bollettino dell'unità di crisi regionale della Campania sui casi positivi di Covid registrati. Il numero cresce di 949 unità, di cui 885 asintomatici e 64 sintomatici. I tamponi del giorno sono 15.739 per un totale di positivi pari al 179.677. I deceduti sono 32, 7 dei quali nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri, per un totale di deceduti da inizio pandemia pari a 2.560. I guariti sono 1.424 per un totale di guariti pari a 92.927. Il report sui posti letti su base regionale indica 656 posti di terapia intensiva disponibili e 122 occupati. Per quanto concerne i posti letto di degenza disponibili, sono 3.161 ed occupati 1.598 tra posti letto Covid ed offerta privata. Cambiamo argomento. Cocaina ed eroina che da Palermo arrivavano fino alla provincia di Napoli, droga che serviva non solo a rifornire tutte le piazze di spaccio locali, ma anche i comuni del napoletano e del trapanese. E questo è ciò che emerge dall'operazione antidroga Sister White, che ha portato all'arresto di 13 persone. È stata neutralizzata una delle principali roccaforti del traffico di sostanze stupefacenti del capoluogo siciliano, dicono gli investigatori della polizia. Le indagini sono riuscite a documentare un traffico di cocaina ed eroina che da Palermo arrivava nella provincia di Napoli per poi essere smistata in altri comuni siciliani come Marsala, Licata e Mazara del Vallo. Al vertice dell'organizzazione c'erano due nigeriani con precedenti specifici in materia di stupefacenti regolarmente presenti sul territorio nazionale, tanto da beneficiare anche del reddito di cittadinanza. Ad aiutarli c'erano altri 5 connazionali ed un italiano. Una scossa di terremoto si è avvertita ieri sera poco dopo le 23 a Napoli, precisamente tra Pozzuoli e i quartieri di Fuorigrotta e Rione Traiano. Sono state numerose le persone che sono scese in strada per evitare di rimanere intrappolate nelle loro abitazioni in caso si fossero avvertiti movimenti tellurici più imponenti rispetto a quello di ieri sera. Ma l'epicentro, localizzato ai Campi Flegrei, potrebbe lasciar pensare che si tratti di una semplice scossa di bradisismo, tipico dell'area occidentale di Napoli. La magnitudo del terremoto è stata di 2,1 e non sono stati segnalati danni a persone o cose. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento sull'andamento della pandemia da coronavirus in terra di lavoro. Nella giornata di sabato 19 dicembre si segnalano 129 nuovi positivi, 2 deceduti e 226 guariti. I tamponi processati sono pari a 2.216 per un tasso di positività che è pari al 5,8%. La città, fra tutti i comuni della provincia che fa segnare il maggior numero di attuali positivi, è Aversa con 432, seguita da Marcianise con 413 e da Caserta con 326. A fare il punto della situazione è il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra. Ascoltiamolo in questo servizio. Abbiamo attualmente, dall'ultimo bollettino dell'ASL di ieri sera, 219 cittadini positivi. Questo è un numero che è in discesa, ricordo a voi tutti che eravamo arrivati a 490 verso la fine di novembre, il 21 di novembre, che è stato il numero più alto che abbiamo toccato come cittadini attualmente positivi, cioè positivi in quel momento, in una determinata giornata. Come avevamo detto, l'applicazione delle misure, ricordo l'applicazione per 3 settimane della zona rossa, dalla metà di novembre fino alla prima settimana di dicembre e poi questo periodo di zona arancione, avrebbe inevitabilmente e fortunatamente portato dei risultati. Al sacrificio delle misure deve corrispondere necessariamente un risultato e così c'è stato, così vediamo che nelle ultime 2 settimane abbiamo una media di soltanto 45 nuovi positivi a settimana, cioè una media di 6,5 al giorno. Abbiamo 17 guariti di media invece al giorno e quindi la differenza è che ogni giorno scendiamo di attuali positivi per un numero di 11. Così negli ultimi 14 giorni, nelle ultime 2 settimane, scendiamo di 150 attuali positivi e ci troviamo con il numero attuale di 219.
il momento dello sport. Stasera il Napoli è impegnato per la 13ª giornata di campionato di Serie A nel posticipo delle ore 20:45 sul campo della Lazio per sfidare i biancocelesti di Simone Inzaghi. Tra i pali sarà confermato l'estremo difensore colombiano David Ospina, difesa a 4 con Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo, Manolas e il senegalese ex Genk Kalidou Koulibaly. A centrocampo spazio a Bakayoko e Fabian Ruiz, però davanti ci sono tanti problemi perché Gennaro Gattuso sarà costretto a rinunciare ad i suoi attaccanti migliori. Victor Osimhen, costato in estate con una cifra pari a 80 milioni di euro, è infortunato. Stesso discorso per Dries Mertens, che starà fuori dalle 3 alle 5 settimane per una distorsione alla caviglia. Lorenzo Insigne invece è stato squalificato per un turno dopo l'espulsione rimediata nella gara di campionato contro l'Inter. Ecco che allora in avanti Zielinski, Politano e Lozano agiranno dietro l'unica punta di riferimento, Andrea Petagna. E si complica sempre di più la situazione invece in casa casertana in vista del match di questo pomeriggio alle ore 17:30 allo stadio Pinto contro la Viterbese. In seguito ai tamponi effettuati nelle scorse ore sono emersi ulteriori 3 casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. I 3 tesserati in questione si vanno ad aggiungere ai 7 già in isolamento fiduciario della scorsa settimana, una vera e propria tegola ed emergenza in casa rossoblu che potrebbe portare all'rinvio della gara in extremis. Parla poco di calcio, soprattutto di campo, Federico Guidi, tecnico della casertana, che analizza la sfida contro la Viterbese con una squadra fortemente rimaneggiata dall'emergenza coronavirus. Il momento è complicato, non siamo mancati a questo appuntamento per rispetto dei tifosi e della stampa. Vi lascio immaginare il momento che stiamo vivendo. Parlare di calcio in questi giorni è davvero difficile, il campionato è fortemente condizionato dal coronavirus. Vanno costruiti dei monumenti alle società e ai loro presidenti per la gestione dell'emergenza. Non si può intervenire contro questo nemico invisibile che colpisce in modo imprevedibile. Chi deve decidere c'è bisogno che lo faccia in fretta, perché c'è sempre la salute al primo posto. E con le parole di Guidi, il tecnico della casertana, siamo in chiusura, era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.